Ciao a tutti, bentornati, ben arrivati e nuovi. Oggi coloreremo col caffè. Quindi parliamo di una tecnica, non parliamo di una tipologia di disegno. Questo significa che possiamo partire in realtà da un soggetto che piace a ognuno di noi, un soggetto che può essere diverso da persona a persona. C'è anche Ferdinando, eh. Ciao Ferdi! Il caffè, perché il caffè? Il caffè in realtà io ho iniziato a usarlo una volta, tanti tanti anni fa, perché mi ero comprata dei pennelli ed ero contentissima dei miei pennelli nuovi e volevo iniziare, ma non avevo i colori. E allora fremevo, avevo proprio voglia e così ho preso una tazzina di caffè e ho iniziato a disegnare. Poi, molto tempo dopo, ho iniziato a usare l'acquarello, ho scoperto che più o meno il caffè e l'acquarello funzionano alla stessa maniera. Oh, che succede? Ah, sì, la sorpresa! Saluta Angela. Ciao Angela! La sorpresa per Federico. Da oggi non saremo più in due a fare le dirette, non saremo più io e Federico, che lo vedo che sta ridendo all'altro schermo, ma ci sarà anche Sono preoccupato, grazie. lui e Grigli. Ciao bambini, ciao a tutti. Allora, dovete sapere che Grigli è il mio peluche da quando avevo 7 anni. Per questo ha gli occhi un poco scorticati, non dovete farci caso, è normale. E una volta gli si è staccato un braccino. È una storia un po', una storia reale, un po' di pathos. Questo braccino qua, vedete? E io piangevo disperata. E allora mia mamma dovette riattaccarglielo di corsa e glielo attaccò al contrario. E siccome non l'ho mai più voluto operare, è rimasto col braccino al contrario. E secondo me Grigli è l'aiutante perfetto proprio perché non è perfetto. Perché a noi ciò che è preciso non ci interessa, soprattutto nel disegno e nell'arte, soprattutto andando a disegnare con il caffè come faremo oggi. Infatti il caffè fa un po' quello che vuole. Ciao Grigli, ciao, Ti salutano anche Micaela, Cecilia e Giada. E anche Beatrice, la maestra, ci Maria vediamo Rosaria. dopo. Ciao Grigli, ciao, ciao Giada, ciao Maria Rosaria. Ok Grigli, grazie per il tuo intervento, ti chiamerò più tardi per darmi un'altra mano e ti faccio vedere che oggi ho preparato un foglio con delle macchie un po' casuali, no? Vi farò vedere anche come creare le macchie. Creare le macchie è una cosa difficilissima in quanto la macchia non la puoi dominare, non la puoi controllare. Se una macchia è vera, una macchia fa quello che gli pare da sola. Se tu vuoi riprodurre una macchia, ti verrà sempre un po' troppo perfetta, un po' troppo precisa. Proviamo a vedere adesso sul cartoncino. Che cosa succede? Così vi faccio vedere anche i materiali. Dunque, oggi useremo caffè, potete vedere qua, ne ho preparati due, uno è un pochino più liquido, più diluito, l'altro un po' più denso. Poi useremo pennelli, ecco. Ne ho preparati due con due punte un po' diverse, vedete, uno è un po' più grosso e l'altro un po' più sottile. Poi ho un mega pennellone e poi ho degli strumenti un po' speciali, guardate qua. Cos'è questo? Una frusta da cucina. Poi ho uno spazzolino. Mi raccomando, non usiamo quello dei denti, usiamone uno vecchio. E poi una forchetta. Vediamo se riusciamo a sperimentare tutti questi materiali insieme oggi. Dunque, qualcuno di voi forse l'ha già visto. Io ho questo vecchio disegno di una balena. Ve lo tiro un po' su. Ti saluta anche Marco. Ciao Marco. Dice Ferdinando che ci siamo tutti. Forse è un segnale per dirti, boh, non so. Che dobbiamo andare via, dobbiamo spegnere adesso che ci siamo tutti. Può Ok, essere.
essere conoscendolo. E ti saluta anche Francesca. Ciao Francesca! Allora, questa è una balena un po' speciale. Ovviamente ha quel buchino famoso dalla quale la balena spruzza. Poi è legata con dei fili e questi fili salgono, salgono, salgono e sono pieni di palloncini. Un palloncino è anche volato via, vedete? Oh, questa balena stava nel mio cassetto da tanto tempo, ma anni, anni, anni. E oggi ho deciso di provare a colorarla col caffè. Come vedete, c'è già qualche macchiolina di caffè. Adesso io prendo il pennellino, quello un po' più piccolo. Ah, importante, tenetevi vicino un fazzolettino, così è un pezzettino di carta, un pezzettino di Scottex, carta igienica, perché ci servirà per asciugare il pennello ogni tanto, la punta. Allora, vediamo se riesco a mettervi il caffè qui, la tazzina. È tutto inquadrato, Fede? Eh? Mi interessa che sia inquadrata la balena e il caffè. Facciamo finta che Fede Ancora abbia qualche detto di sì. secondo, eh. Allora, intanto E ti io. saluta Barbara, intanto con Ciao Barbara! Massimo e Sofia. Ciao Massimo e ciao Sofia! Sì, io vedo tutto ok, Perfetto. tutto bene, tutto bene. Quindi immergo la punta del pennello nel mio caffè. Che caffè ho usato? Vi dicevo, ne ho preparati due. Uno un po' più liquido, è un Nescafè, sapete quello solubile, e l'altro un caffè invece classico della caffettiera. Vi dirò un segreto, non cambia tanto il tipo di caffè che usate o quanto è denso. Questo diciamo è un dettaglio, una precisione che può dopo esserci utile. Ciò che conta veramente è quante volte utilizzate il caffè a macchie, macchia su macchia su macchia su macchia, come se fosse una lasagna di caffè strato su strato. Allora, metto il pennello nel caffè, bagno un po' il foglietto. Vedete che qui avevo già preparato dei palloncini? Bene, torno ad aggiungere caffè in qualche dettaglio. Se avete delle domande da fare, mi raccomando, scrivetele che il nostro amico Federico me le leggerà in diretta. Quindi utilizzo il caffè come se fosse un acquerello. Vedete, sto dipingendo un palloncino. Vedete com'è chiaro questo palloncino rispetto a questo o agli altri? Perché gli altri li avevo già dipinti 2 o 3 volte oggi, quindi primo strato e poi tutti gli altri. Ci vuole un po' di pazienza. Se volete, potete postare i vostri lavori sotto a questo video nei commenti, in maniera che io anche dopo la diretta, quindi quando finirete, darvi tutti i consigli che volete, perché ovviamente o usate un phon per asciugare il caffè man mano che lo usate, oppure sarà necessario appunto aspettare un po' di tempo e poi tornare a ridipingere. Allora, vedete che anzitutto il caffè lascia del pigmento, cioè del colore. Io lascio dei puntini bianchi, delle parti senza colore, senza caffè, in questi palloncini per dare la sensazione del riflesso della luce, ok? Non devo tornare a ridipingere sullo stesso palloncino subito, devo aspettare che si raffreddi, ma nel frattempo qui abbiamo degli altri palloncini più scuri che avevo già dipinto in precedenza. Ti saluta Cecilia. Ciao Ceci! Quindi posso passare sopra e scurire ulteriormente questo palloncino, eh? E poi lasciare che il colore agisca e si sommi. È molto bello, per esempio, se vogliamo fare il pelo di un animale, aggiungere macchie su macchie di caffè. E magari adesso lo proviamo, ve lo faccio proprio vedere in diretta. Intanto aggiungo qua e là un po' di caffè, così più tardi vediamo
cosa sarà successo. Io adesso questo lo metto via e cambio foglio. Allora, se ve lo stesse chiedendo, questo è un cartoncino un po' rigido, sentite il rumore se passo l'unghia? È molto spesso. Ti saluta Ale Teglia. Ciao! Però so che non tutti abbiamo dei cartoncini di questo tipo a casa, giusto? Perciò faremo oggi la prova con della carta anche semplice. Spero che sia inquadrato. Come al solito, Sì. ok, posso o lavorare col foglio piatto oppure aggiungere sotto uno spessore, in questo caso un astuccio. Metto l'astuccio sotto, tiro su il foglio, così, et voilà. Vabbè, io uso questa tavoletta, va bene, ma se voi non ce l'avete potete benissimo attaccare il foglio sul tavolo. Ti Anzi, salutano Flo e Viola. ciao Flo e ciao Viola. Anzi, ho cambiato idea, il bello della diretta. Voglio fare le cose semplici come le fate voi. Voglio proprio essere come voi. Ecco qui. E allora, metto un foglio semplice sul tavolo. Poi prendo scotch di carta, però potete usare anche uno scotch normale al limite. E cerco di attaccare il mio foglio al tavolo. A che serve, bimbi? Serve perché bimbi e anche meno bimbi, magari ci sono bimbi un po' più grandi di quelli che solitamente noi chiamiamo bimbi, e va bene per tutti questo laboratorio. Vedete che sto incollando con lo scotch, lo sto attaccando il mio foglio al tavolo. E ti saluta anche Deborah che è arrivata adesso. Ciao Deborah! Perché in E dice questa. Viola che ti ha salutato poco fa, che hai Sì. l'anello V. Sì, ho l'anello V. Eccolo qua. V di Vanadia e di Viola e di zie V. Allora, sto fissando il foglio perché che succede nel momento in cui metteremo del caffè su questo bel foglio bianco, tutto il foglio inizierà a fare così come le onde del mare. E si dice proprio che si imbarca. Che cosa vi ricorda questa parola? Imbarca. Come una barca, imbarcarsi vuol dire proprio il rigonfiamento del foglio, ma noi ce ne freghiamo perché dobbiamo arrangiarci con i materiali che abbiamo a casa, e anzi meglio, quando abbiamo pochi materiali, impariamo a usarli nel modo migliore di tutti. Adesso sto ristendendo un po' il foglio perché era poco steso. Ok, così. Tra l'altro, se c'è Francesca all'ascolto, quella Francesca della nostra scuola, io ricordo C'è, che, c'è. ecco, io ricordo che un sacco di tempo fa Francesca mi raccontò che stirava i suoi disegni. Lo so perché, uno, io non ho un ferro da stiro in casa, non stiro. E due, questa cosa mi lasciò abbastanza perplessa. Ma scusate che volevo aggiustare un filino la ripresa. Ma questa cosa è molto interessante perché se così è, anche dopo che il foglio si imbarca, fa queste ondine, quando è asciutto forse si può stirare col ferro da stiro. Ovviamente lo facciamo stirare a un adulto, ok? Non ci mettiamo noi a fare ste pazzie. Ok. Partiamo da un disegno semplice. Che cosa volete? Provate a dirmelo voi. Una cosa semplice, eh? Non mi dite cose difficili che poi magari non le so fare. Vediamo. Aspettiamo il suggerimento. Sì, dai, aspettiamo un attimo il suggerimento. Tanto lo so che arrivano subito, subito. Nel frattempo guardiamo il caffè come si sta trasformando sui nostri palloncini. Vedete che lì dove lo avevo aggiunto e si sta asciugando, la macchia diventa più scura. Notate che c'è una grande differenza tra questo caffè, questo punto,
Questo è questo punto, cioè c'è una gradazione di colori. Viola dice un leone. Un leone. Allora, facciamo un leone stilizzato, ecco. Chiediamo in aiuto lo spirito, l'ispirazione di Marco Fabbri. Ecco, bambini, io vi consiglio anche, se vi piace, disegnare dei personaggi un po' buffi, un po' particolari, simpatici, carini, di guardarvi i video che Marco Fabbri ha creato per noi, che trovate sempre sulla pagina della scuola, perché sono molto belli, molto. Arrivano Ebi, altri suggerimenti intanto, eh? sentiamo. E ti saluto, anzi, saluto io la nonna. Bravo! Poi sono arrivati dei suggerimenti bellissimi. Oh mamma, vai. Delfino, unicorno, pino, medusa, albero di mele. Allora, possiamo anche fare un incrocio. Allora, facciamo una criniera intorno a questi occhi, così un po' leone. Poi ci avevamo unicorno. Come non fare un unicorno? Dai, su, ovvio. Poi c'era Medusa. Proviamo a fare. Gattino e albero di mele. Allora, facciamo il nasino, il musetto così di un gattino, però facciamo che, diciamo, questa specie di criniera avrà in mezzo delle mele, così faremo anche albero di mele. Ecco, guardate che cosa mi state facendo fare, oh. Tante mele. E medusa, possiamo fare che dalla criniera vengono giù delle parti lunghe, lunghe, proprio un po' Ti come saluta anche le Giacomo della seconda D che vorrebbe un uovo di Pasqua. meduse. E poi se fai un leone c'è una richiesta che non deve far paura. Poi No, non fa paura, guardate com'è dolce. ho un'altra richiesta io, Renato. Oh Madonna, Riesci a togliere il tuo video? Ah sì, da Skype? Sì. Tolto? Sì. Ok. Questo volevi, giusto? Ok. Allora, no, il nostro leone non fa paura e quindi, beh, direi, dai, scusate, c'ha le mele in testa, ma se voi incontrate un leone con le mele in testa, vi può mai fare paura? Su, via. Lo facciamo anche sorridente. E Giacomo Jack della seconda D voleva anche un uovo di Pasqua. Possiamo metterglielo accanto. E fa, anzi, sapete che facciamo? Che questo leone è super felice. Guardate com'è contento, perché gli hanno appena regalato un uovo di Pasqua. Bene, e adesso dobbiamo riuscire a colorare tutto col caffè, semplice, eh? Ecco qui. Ma continua. Allora, vediamo se riesco. Finisco questo uovo e facciamo una coccarda qui al centro dell'uovo. Ecco, Giacomo, questo ovetto è per te, è dedicato a Giacomo e al nostro leone. Ecco, ora mi dovrete anche dire come si chiama sto leone qui. Allora, fatemi controllare un attimino. Si vede bene il video, Fede? È un po' sfocato adesso, ma Ma se io faccio così cambia la risoluzione? Perché non so se è l'autofocus o è no, altro. non è l'autofocus, è solo che Ok. sta un po' rallentando la trasmissione. Provo a togliere anche il mio video un secondo se Sì. cambia qualcosa.
Vediamo. Magari ci vuole un po'. Tu sei sul wifi con tutte e due comunque. Sì. E non c'è nessun altro su. No, no. A meno che la mia gatta di là non si sia messa a Sei guardarsi connesso, film. sta guardando Netflix. Sicuramente. Sì. Lei è una gatta un po' così, eh? Ok, bimbi. Questo è il nostro personaggio. Proviamo a colorarlo con il caffè. E magari, magari ci possiamo divertire a usare degli strumenti un po' insoliti. Che succede se io puccio uno spazzolino nel caffè? Allora, prima cosa, che se no i genitori poverini li facciamo impazzire. Ricordiamoci di coprire bene il tavolo con dei fogli di giornale, ok? Puccio lo spazzolino nel caffè. Scarico un po' il caffè perché vedete quanto è liquido, è una sostanza liquida di cui si impregna molto facilmente lo spazzolino. E poi posso usarlo. Cioè, cosa sto facendo? Col pollice schiaccio e faccio schizzare delle macchioline, vedete? Ma questo, diciamo, è un effetto un po' speciale che possiamo anche portare avanti dopo. Quali altri strumenti vi avevo fatto vedere? Forchetta. Perché vi faccio vedere questi strumenti? Perché magari c'è qualche bimbo che non ha a casa un pennellino. E allora forse può provare a usare, vedete, questi strumenti, per dare delle macchie diverse. È come se fosse i peli di questa criniera, oppure è come se fosse un gattino e questi fossero i suoi lunghi baffi. Ma che bei baffi! Wow, ce li ha fin sopra la testa. E in realtà tutto quello che avete in casa può essere utile per dipingere al caffè. Un cotton fioc, ma anche le vostre mani. Se io puccio un dito nel mio caffè, ok, mi sporco, ma poi tanto si lava facilmente. Posso, vedete, dipingere il mio personaggio col ditino. Tipo, gli ho disegnato il musetto. Se invece ho un pennellino, ovviamente posso lavorare con più precisione. Maria, ti chiedo se puoi farla ripartire. Eh sì, perché Non non si va proprio riesce. la... Ok, allora, bimbi. Per un problema tecnico facciamo ripartire la diretta. 2 minuti al massimo. Tra 2 minuti, quindi voi iniziate a preparare questo lavoro, così si asciuga. Ci vediamo tra pochino, ok? Arrivo subito, 2 minuti. Allora, Francesca, volevo sapere, scherzi a parte, se tu usavi stirare, come io ricordo, i tuoi lavori ad acquerello se il foglio si imbarcava, cioè se faceva quelle piegoline, lo rispiego per tutti i bimbi. Se sì, può essere un'ottima occasione anche per noi che usiamo appunto dei fogli molto leggeri. Vedete, bimbi, come questo che ho usato ora. Un foglio, questo è un po' ruvido, ma è sottilino come quei fogli da stampante, quelli bianchi, perché usiamo quello che abbiamo in casa. Vedete che nel frattempo il leone si è asciugato. Allora posso andarci a ridisegnare sopra. Prendo il pennello, scarico un po' di caffè e Come si torno chiama qua. il cagnolino che lo chiede Viola? Vorrebbe essere salutato dal cagnolino. Ma certo, ma raccogliamo tutti i nomi dei bimbi che vogliono essere salutati dal mio aiutante, perché così, cioè, lui ci tiene a diventare famoso, vuole fare una trasmissione tutta sua anche. Infatti è Comunque. quello che diceva qualcuno, diceva se la prossima lezione la farà lui. Ma io penso di sì, perché magari lui sarà un po' più bravo di me con i segnali per evitare Stiamo già facendo le problemi. nostre valutazioni. Per evitare problemi di wifi. Ecco qui. Come vedete, ho ripassato la base di questi peletti tutto intorno. Ah, il cagnolino si chiama Gli Gli G L I. Non lo so perché si chiama così, bambini, dovete capire che io avevo 7 anni, no, più piccola, 6 anni, quando gli ho dato questo nome, che è difficilissimo da dire, provate a dirlo voi, Gli, Gli. Io mi inceppo nel dirlo.
Ti saluta Niccolò. Ciao Niccolò. Ok. Adesso, come vedete, ho dato un contorno più scuro negli occhi, sotto gli occhi, come abbiamo fatto in altri disegni in passato. E adesso posso continuare. Ovviamente lascio anche a questo nostro amico che è un po' leone, un po' unicorno, un po' medusa, gattino e soprattutto alle mele sulla criniera, gli lascio un po' di bianco. C'è una richiesta particolare. Ma dai! C'è Gaia che vorrebbe essere salutata da Gligli in Eh? siculo. Io ora farò Dai, una cavolgi la tua giornata. petizione per fare licenziare Federico. Ecco, manderò un'email più tardi al direttore. Ta-da! Allora, ciao Viola! Chi è che voleva essere salutato in siculo? Gaia. Gaia. Grigli, vuoi salutare Gaia in siculo? Ma io non lo so, mi vergogno tanto, tanto, tanto! E vabbè, però ci tiene, io non so quanti anni abbia, però secondo me è una tua fan. Ma tu dici che è una mia fan? Sì, sicuramente. Allora forse dovrei salutarla. Sì. Ciao, Gaia, Sabrurica! Saluti a te, a tuo matto, sora, a tuo papà, a tutta la tua famiglia. Baci, baci! Ora però stai calmo che ti sei bevuto il caffè, sei un po' agitato. Sì, sono agitato. Vai a dormire ora. Posso continuare a disegnare o... Allora, bimbi, Vai, vai pure. questo comunque con le mani, col pennellino, è ovviamente un lavoro più di dettaglio, ma quello che volevo farvi vedere è che la cosa veramente divertente secondo me del caffè, soprattutto quando si è piccolini e si ha tanta fantasia, che poi a volte quando una persona cresce la perde un po' la fantasia. La cosa più divertente è che col caffè si possono creare delle macchie, come vi dicevo all'inizio. Cosa sono queste macchie? La macchia è qualcosa che va un po' dove gli pare. La macchia è uno spirito libero. La macchia è quella che vuole fare ed essere come vuole, un po' come Gligli che abbiamo detto al braccino storto, ok? Stessa cosa. Beh, la macchia non sappiamo mai come può diventare, però ci possiamo provare. Per questo io avevo usato un pennello più grande, vedete? Ecco, questo qui, grande grande. Prendo il caffè. E senza indugio, che vuol dire la parola indugio, senza paura, con molto coraggio, ta, 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 ta. Creo delle macchie e le creo liberamente. Posso anche piegare il foglio e ottenere una macchia su due lati del foglio, che quando l'apro è come una specie di farfalla. Io, siccome adesso ci vorrebbe un po' di tempo per far asciugare questa macchia, oppure appunto dovrei usare il phon, ma non mi pare molto carino. Gli ho preparato. Francesca ha risposto intanto, ha detto che Ecco, si può sentiamo un stirare po'. tutto, bisogna considerare lo spessore e la porosità della carta, Ok, e allora. l'umidità che il colore passa alla carta. Una C'è una bella risposta. risposta comunque sulla roba che cade la diretta completa. Consiglio di stirare, il consiglio stringato è di stirare al contrario, cosa in cui tu sei abilissima, a quanto ne so. No, io non stiro proprio, guarda. Cioè, che vuol dire bambini stirare al contrario? Vuol dire che mettete la parte con il vostro disegno in basso, e stirerete qua dietro. Però vi voglio fare notare una cosa. Questo foglio, nonostante sia sottile, non si è tanto imbarcato, vedete? È rimasto abbastanza dritto. Non è malaccio il risultato. Magari un po' più poroso di quelli proprio bianchi del computer, ma usando un po' di scotch si possono ottenere ottimi risultati. Voglio farvi vedere che io vi ho già preparato delle macchie. Vedete, questo non l'avevo fissato, per esempio, un foglio come quello di prima, identico, ma non l'avevo fissato con lo scotch. E guardate invece, come non so se riuscite a vedere, che è tutto un po' a ondine. Ma non fa nulla.
Perché prima qui creo delle macchie a caso, poi prendo una matita e il gioco è questo, e lo potete fare in famiglia, con i genitori o per esempio con i fratellini oppure con i vicini. Sapete che io ho un alunno che in questi giorni so che si passa da un balcone all'altro con una carrucola che hanno creato, un cestino, si passano dei giochi, dei disegni e delle letterine con la sua vicina. Beh, potete farlo anche voi, per esempio. Vediamo, queste sono delle macchie che ho cercato di creare in maniera più casuale possibile. Ti saluta Maria Rita. Ciao Maria Rita. Poi le giro e cerco di guardarle senza pensare che siano delle macchie, ma provando a capire che cosa ci vedo. Io sono sicura che voi, se le guardate bene, riuscite a vedere qualcosa di meraviglioso. Vediamo, io ho visto qualcosina, per esempio qui ho visto un naso lungo, 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 vero? Poi ho visto delle orecchie, una qua e una qua. E ho visto anche degli occhietti, qui e qui, un po' strabici anche, che vanno verso il centro. Ho visto che qui questa persona ha come un cappellino, eh? Lo vedete anche voi? A me sembra così evidente. Eccolo qua il cappellino. Bene, adesso gli facciamo il viso e gli facciamo un bel sorriso. Oh, ma lo facciamo sdentato, dai. Facciamogli un dentino qua, un dentino qua. E la bocca un po' aperta. Ecco, gli allungo pure sti dentini. Ma pensa, voi l'avevate visto questo personaggio? Io l'ho visto ora, girando il foglio insieme a voi. Gli faccio il colletto dell'abitino. Eccolo qua. Il nome glielo potete dare voi come al solito. Il gioco è questo, bimbi. Prendete dei fogli. Facciamo caso che siete in due a giocare. Allora prendete due fogli. E ognuno fa delle macchie. Poi vi scambiate il foglio, così ognuno di voi si trova davanti il foglio con le macchie che ha fatto l'altra persona. E iniziate a girare il foglio di nuovo, girare, girare, girare. E come quando si guardano le nuvole, cerchiamo qualcosa in queste macchie. Oh, guardate cosa ho trovato, una farfalla. La vedete anche voi? Riuscite a trovare la farfalla? Guardate. È una piccola farfallina. Qua la vedo. Vedo questo che è il corpo, sì. E poi vedo qui delle striature interessanti. Delle macchioline che sono proprio le ali di questa farfalla. Poi se voglio riempirle, nulla mi vieta di riprendere il mio caffè e aggiungere colore e rendere per esempio le ali più vivide. Che vuol dire vivide? Vuol dire più evidenti. Ma le macchie veramente raccontano tante cose, eh? Per esempio, guardate, io qua vedo un altro animaletto che ha il becco così un po' arrabbiato e il becco aperto. Poi ha un occhietto piccolino qui e un occhietto piccolino qui e poi fa ecco, con questo verso si gonfia tutto, è come una specie di gallo furente canta. Vedete quante cose? E tant'è sta correndo, lui mentre canta grida, corre, e queste qui più scure, infatti, sono le sue zampine, vedete? Ecco qua. Ecco il nostro galletto, o strano uccellino, uccellaccio forse, che canta e grida. Fate questo gioco, bimbi, perché è veramente super divertente e rilassante. Vi ricordo intanto che stasera alle 18:30 ci sarà Monopoli, questo sconosciuto. Cos'è? Beh, il Monopoli non è così sconosciuto, è un gioco in realtà abbastanza famoso anche, che farà questo incontro sarà presentato dal nostro amico Spartaco. Uno con un nome così io lo vorrei conoscere e seguire sicuramente.
Io in realtà lo conosco, quindi sta a voi adesso. Ok, ho gli ultimi 10 minuti, forse anche 7, mi sa. Voglio farvi vedere un'ultima cosa un po' particolare. Allora, uso un fogliettino, in questo caso anche un po' più piccino. Voi ricordatevi che se avete domande potete farle. Se volete mandarci i vostri lavori, io sono super felice e li voglio anche vedere, perciò pubblicateli in fondo alla pagina. Dopodiché, vi faccio vedere il mio personaggio. Nel frattempo, ricordatevi, bimbi, che ogni pomeriggio Super Kids va in onda. Cioè, questo palinsesto, questi incontri di laboratori pensati proprio per voi. Intanto guardate cosa sto disegnando mentre parlo, così mi dite se capite di cosa si tratta. Ma sono sicura che a breve, a breve, a breve lo capirete. Beh, allora, vi dicevo che durante tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, alle 4 del pomeriggio ci sono le nostre puntate Super Kids per i bambini, mentre alle 18 ci sono le puntate, alle 18:30, perdona, ci sono le puntate di Super che potete seguire Corsi. anche voi, e il gruppo dei corsi, cioè diciamo che di solito sono un po' per quelli più grandi, ma voi dateci un'occhiata lo stesso, perché tanto disegnare è sempre bello a qualsiasi età. E poi nel weekend ci sono le repliche invece. Ovviamente chi vuole di voi può sempre, sempre, sempre guardarsi le repliche sulla nostra pagina perché restano lì a disposizione di tutti. Ma nel weekend noi vi proponiamo una selezione. Beh, sono sicura che già sapete che cosa sto facendo, vero? Dai, dai, che lo sapete. Ecco, tra l'altro lo dedico ad Angela Allegretti, se tra noi, che è una nostra docente che ama tanto, tanto i topolini. Ops, ve l'ho detto io, mannaggia, ho appena detto che cos'è. Oh no, ma sì, dai, che l'avevate capito. Perché sto facendo il disegno di un topolino? Vi ricordate che all'inizio vi ho detto che con il caffè io posso dipingere quello che voglio? Posso usarlo come un acquerello, quindi non è tanto importante il soggetto, posso veramente disegnare quello che più mi piace, ma il punto è come lo vado poi a colorare. E adesso vi faccio vedere, faccio un po' veloce questo topolino, vi faccio vedere come posso andare a dipingere un Topolskevich e renderlo facilmente molto grazioso e anche un po' artistico. Allora, questo è il disegno. Io l'ho fatto un po' velocemente, però voi che avete più tempo di me, siate più calmi, mi raccomando. Dopodiché, prendo il pennello dipingo tutto il mio amico. Lascio solo l'occhio per non andare col pennello sopra il riflesso bianco, va bene? Guardate che carino l'effetto. Sembra un po' un topino che sta in una biblioteca da tanto tempo, che ha delle storie incredibili da raccontarci, vero? E sapete che sopra questo disegno io posso usare i miei strumenti, quelli un po' insoliti, per esempio lo spazzolino. Ricordate di scaricare sempre con un po' di carta, asciugare un po' e poi vado su e voilà! Schizzo tutto! Ed ecco che ho creato molto facilmente il colore per il mio animaletto. Se, come in questo caso, mi è cascata una goccia un po' troppo grossa, o posso farla asciugare perché tanto è sempre C'è bello, Marco che dice, o la tiro via con la carta. Sì. Toposkevich, Fivel Toposkevich. Esatto, proprio lui. No, È una cosa fra di voi, suppongo. è una cosa tra nerd.
Non so se qualche bambino riesce a capire chi è Fievel Toposkevich. Secondo me, però, qualcuno che sta guardando la trasmissione, sì, è un famoso topo di un famoso cartone del passato. Ecco. Poi pian piano che asciuga, come vedete, c'è già una differenza fra questo punto e questo punto qua sotto. Si creano delle sfumature differenti e potete tornare su tante volte. Quindi, rivedendo un po' il tutto, si può, uno, fare un disegno di precisione e poi passare su col pennello e fare delle sfumature. Adesso che sono asciutti i palloncini, vedete? Guardate come sono chiari quelli che abbiamo colorato insieme all'inizio della diretta. E guardate come sono scuri e come cambia l'effetto di quelli che invece io ho ripassato dopo, una volta asciutti, pennellata su pennellata. Ok? Uno, due. Posso fare un disegno un po' strano, per esempio un leone, gatto, medusa, unicorno con questa chioma di mele, e usare degli strumenti un po' particolari per creare degli effetti, per esempio la forchetta. Tutti noi abbiamo una forchetta in casa, ma potete usare anche, per esempio, i cucchiai, oppure potete anche intingere la carta stessa, non troppo, magari anche col ditino, cercate di essere delicati, e poi usarla come un timbro, beh, così è un po' troppo poco, meglio se la carta è un po' dura, vedete? E se lo usate come un timbro, ottenete degli effetti ancora più particolari. Ve li faccio vedere da vicino, che vanno benissimo, per esempio, per dipingere il nostro uovo di Pasqua, che Giacomo lo voleva. Poi abbiamo visto la possibilità, quante cose che abbiamo visto oggi, di usare delle macchie a caso, giocare anche con qualcuno. Fare che ognuno di voi crea delle macchie, poi ve le scambiate, inizi a girarle, rigirarle come un cielo di nuvole e trova dei personaggi. Noi abbiamo trovato una specie di uccello un po' matto, una farfalla e un signore col naso lungo lungo. E infine abbiamo visto ancora che potete fare un disegno e poi usare il colore in maniera un po' artistica, il caffè, per dipingere tutto e poi schizzarlo e spruzzarlo. So che voi troverete altri miliardi di modi per ottenere degli effetti stupendi. Quindi io vi saluto qui, aspetto i vostri lavori, mi raccomando, mandateceli, che voglio vederli tutti quanti e voglio vedere le cose stupende che farete. Federico, dobbiamo dire qualcos'altro? No. Fantastico. Fede, saluta da casa. Ciao. Ciao bimbi!